Sì, l'albero di Natale dello sport aretino, un'iniziativa del Panathon Club Arezzo che il Comune ha patrocinato, sostenuto volentieri anche quest'anno. L'anno scorso era purtroppo l'unica iniziativa, per così dire, sportiva, perché il periodo era un po' peggio rispetto a quello di quest'anno, mentre nel 2021 è una delle tante iniziative sportive di questo periodo, ringraziando Dio, ringraziando la scienza, i vaccini, il progresso che abbiamo fatto nella lotta al Covid, però ci tenevamo comunque a portare avanti questa iniziativa che ha unito tanti sportivi e nonostante il maltempo ce ne sono tanti anche oggi qua in attesa di quella che sarà l'inaugurazione. L'albero è già acceso, è stato arricchito oltre che dalle luci, e qui ringrazio il servizio di manutenzione del Comune che poi ha curato anche proprio la piantumazione di quello che è l'abete, da tutti i gadget, i gagliardetti, anche tanti simpatici gadget di tantissime società sportive aretine che anche quest'anno hanno aderito, e li ringrazio. Lo scopo fondamentale è quello di tenere vivo il concetto di sport. Abbiamo passato dei tempi bruttissimi con lo sport in tutti i settori, veniamo da un anno brutto, inutile stare a rivangare, lockdown eccetera. Tutto sembra che stia riprendendo in qualche modo, i problemi ci sono, però lo sport ha sempre quella sua funzione molto importante. Oltre le attività agonistiche, oltre i risultati, oltre le medaglie, c'è dietro un qualcosa di veramente importante, che è soprattutto la formazione dei giovani. E quindi noi in quello che crediamo molto. Per cui il poter tenere vivo l'interesse sullo sport ci sembra una cosa fondamentale. Abbiamo iniziato l'anno scorso, proseguiamo quest'anno, ci siamo spostati a Saione, chissà, potrebbe essere una cosa itinerante per la città, ci siamo. Noi come club, al di là del fair play, dell'etica sportiva, crediamo molto nella formazione, per cui ci sembra il modo corretto di portare all'attenzione della cittadinanza, della gente normale, il fatto che lo sport ha una sua funzione sociale molto molto importante. Questa zona reclama però un pochino più di attenzione, ci sarà da parte dell'amministrazione, al di là ovviamente lei ha delle deleghe specifiche, ma insomma è comunque un rappresentante di questa giunta. Certamente, proprio in questa piazza sono previsti dei lavori, tra le altre cose la cura dell'assessorato alla manutenzione, dell'assessore Casi, che comunque ha curato, ripeto, l'illuminazione di quest'albero. L'albero chiaramente è un addobbo, bene che ci sia, però ecco, diciamo, dura giusto un mese. Saione chiaramente è al centro delle iniziative dell'amministrazione comunale, tra l'altro è anche reduce da alcune aperture di nuove attività, quindi sono buoni segnali. Anche il mercato coperto, insomma, un bellissimo mercato che ho avuto modo di visitare proprio negli scorsi giorni, sono segnali di ripresa, sono segnali di attenzione. Saione non è certamente il Bronx, Saione è un quartiere popolare e popoloso della città, particolare perché, diciamo, ha vissuto e sta vivendo anche dei momenti un pochino particolari, a volte poco piacevoli, però non è quello che qualcuno lo vorrebbe dipingere. Certamente ha bisogno di attenzione, ha bisogno della presenza dell'amministrazione, delle associazioni di categoria, dei comitati come Arosaione, che ha collaborato tra l'altro nella costruzione di questo avete.